Ok, vediamo oggi la correzione della verifica sulle equazioni goniometriche. Si trattava di 7 esercizi per un totale di 100 punti. Cominciamo con la prima equazione. La equazione era sen x uguale a meno un mezzo. Un'equazione tra quelle elementari. Meno un mezzo è un valore notevole per gli angoli, il valore del seno. La si risolve tipicamente col cerchio goniometrico. Essendo meno un mezzo, il valore del seno va riportato sull'asse orizzontale, su quello verticale, scusate, quindi meno un mezzo viene sotto l'asse delle x, si interseca la retta y uguale a meno un mezzo con la circonferenza, vengono individuati due punti che corrispondono alle due soluzioni. Questo è il primo angolo e questo è il secondo. Possiamo prenderlo sia come negativo, sia come l'esperimentare dell'angolo negativo. Quindi la prima soluzione è pi greco più l'angolo del primo quadrante che ha come seno un mezzo, quindi pi greco sesti più 2k pi greco. Quindi la prima soluzione possiamo prenderla come 7 sesti pi greco più 2k pi greco. La seconda soluzione possiamo indicarla sia come meno pi greco sesti più 2k pi greco, oppure come 2 pi greco meno pi greco sesti, quindi 11 sesti di pi greco più 2k pi greco. Andavano bene entrambe. Ok? Fin qua penso non ci siano domande. Passiamo alla seconda equazione. Questa è un'equazione elementare in coseno, coseno x uguale a radice di 3 mezzi. Qui non c'è neanche il problema del meno, radice di 3 mezzi è un valore notevole per il coseno, okay, che corrisponde quindi a un punto sull'asse delle x, più o meno questo, radice di 3 mezzi. Lo intersechiamo con la circonferenza e otteniamo le due soluzioni, P1, P2. La prima soluzione è nel primo quadrante, l'angolo che ha come coseno radice di 3 mezzi è pi greco sesti, più 2k pi greco. Il secondo angolo possiamo prenderlo sia che sta nel quarto quadrante, sia come un valore negativo, quindi meno pi greco sesti più 2k pi greco, oppure il suo esperimentare. 2 pi greco meno pi greco sesti, e quindi 11 sesti di pi greco più 2k pi greco. Nessun problema. Ok? Poi la terza equazione è quella in tangente, quella elementare in tangente, tangente di x uguale a radice di 3. Anche qui usiamo il metodo del cerchio goniometrico, radice di 3 è comunque un angolo notevole per la tangente, qui però le soluzioni hanno periodo pi greco invece che pi greco terzi, pi greco, 2 pi greco, radice di 3 va riportato sulla tangente nel punto di coordinate 1, 0, cade più o meno qui, uniamo con l'origine e individuiamo l'angolo soluzione x1 che è pi greco terzi. Greco terzi più k pi greco. Qui il 2 non c'è perché la tangente, ripeto, ha periodo pi greco. Ok? Attenzione, visto che il valore di radice 3 è positivo, va riportato nella metà superiore della retta tangente, non in quella inferiore. Se fosse stato meno radice di 3, l'avrei riportato qua sotto, ma essendo più, ma qua sopra qui c'è un più. Ok? Fermatemi se ci sono cose, dubbi, io cerco di andare veloce per far presto, ma in realtà se ci sono domande me lo dite. Poi abbiamo l'equazione, fatemela copiare, di secondo grado in coseno x, in realtà è riducibile il primo, questo è l'esercizio 3.
qui, prego. Ah, ho saltato l'esercizio qua. Ah sì, certo, scusa. Allora, questo lo togliamo. Non vuole cancellarlo, facciamo così. Lo faremo dopo. Allora, questo era quello in sandwich, certo. Ok. Seno di 2x meno radice di 3 mezzi. E questa è una equazione quasi elementare, nel senso che l'incognita non è l'x, ma è sen 2x che posso chiamare t. L'equazione quindi diventa elementare con un cambio di variabile. Se t vale 2x, la nostra equazione diventa sen t uguale a meno radice di 3 mezzi, quindi la risolviamo nell'angolo t. Anche in questo caso con il cerchio goniometrico, che questa volta la nostra incognita dobbiamo ricordarci che non è x ma è t. Anche qui, essendo in seno, il valore del seno lo riporto sull'asse verticale, qui cade meno radice di 3 mezzi, che interseco poi il cerchio goniometrico e individuo due punti, e quindi due angoli, due valori di t appunto. Il primo t1 vale pi greco più pi greco terzi più 2 kappa pi greco. Attenzione, il 2 kappa pi greco va aggiunto qui quando risolvo l'equazione seno, non alla x, ok? Quindi t1 viene 4 terzi di pi greco più 2 kappa pi greco. Dopodiché la seconda soluzione, t2, può essere presa sia come meno pi greco terzi più 2 kappa pi greco oppure come il suo esperimentale 2 pi greco meno pi greco terzi più 2 kappa pi greco, nel qual caso ottengo 5 terzi di pi greco più 2 kappa pi greco. Adesso torniamo a x, quindi t1 che vale 2 volte x1 a questo punto, abbiamo detto che vale 4 terzi di pi greco più 2 kappa pi greco, quindi x1 lo ottengo semplicemente dividendo per 2 tutto, devo dividere per 2 tutto, la legge è uguale per tutti, sia per la soluzione che per il periodo. Okay? Quindi qui otterrò da 4 terzi se divido per 2 ottengo 2 terzi di pi greco più kappa pi greco, questo 2 qui non c'è più se divido per 2. E poi la seconda soluzione, 2 sarà 5 terzi diviso 2, 5 sesti di pi greco più kappa pi greco. Ok. Molto bene. Oppure se usiamo quella negativa veniva meno pi greco sesti più kappa pi greco. Dopodiché questo è il 4, era quello nel coseno, quindi avevamo, l'ho scritto prima per sbaglio, 2 coseno quadro x meno coseno x uguale a 0, se non ricordo male. Sì, anche qui questa equazione non è elementare, ma è riconducibile a un'equazione elementare con un cambio di variabile, che chiamiamo y coseno x. Questa equazione diventa 2 volte y alla seconda meno y uguale a 0, qui che è di secondo grado, non completa e spuria in y, qui si può andare a scomodare il delta, d'accordo, ma non è necessario. Questo si risolve semplicemente fattorizzando, raccogliamo una y. E uso la legge dell'annullamento del prodotto. Il prodotto tra y e 2y meno 1 è nullo se
è nullo y oppure è nullo 2y meno 1. Qui ottengo la prima soluzione e qui l'altra. Questa è già risolta. Qui ho y uguale a un mezzo. Quindi ho due soluzioni in y dalla prima. La mia incognita non è y ma è x. Dalla prima ottengo che se y è 0, se cosen x è 0. E quindi, sempre eccetto goniometrico, il coseno è nullo se l'angolo x vale pi greco mezzi più 2k pi greco oppure 3 mezzi di pi greco più 2k pi greco. Siccome le due soluzioni sono diametralmente opposte, posso riassumerle dicendo x, chiamiamola solo x1, pi greco mezzi più k pi greco, perché dalla prima alla seconda soluzione c'è un semiperiodo. Quindi le riassumo come sulla scrittura. Dopodiché ho la seconda soluzione y, che è y uguale a un mezzo, e quindi cosen x uguale a un mezzo. Anche in questo caso il valore un mezzo capita a metà del raggio che sta nella soluzione nel primo e nel quarto quadrante, quindi abbiamo, una chiamiamola a questo punto x2 e l'altra x3. X2 è pi greco terzi più 2k pi greco e l'altra x3 è meno pi greco terzi più 2k pi greco oppure, volendo usare angoli positivi, 5 terzi di pi greco più 2k pi greco. Qui non posso togliere pi greco perché le due soluzioni non sono diametralmente opposte, se cioè non differiscono nel semiperiodo. Quindi ne ottengo questa che se volete vale doppio, più altre due che sono pi greco terzi e 5 terzi pi greco. E risolvere in modo incompleto l'esercizio, ignorare questa soluzione. Y uguale a 0 produce soluzioni come y uguale a un mezzo. Non posso ignorare nessuna delle due. D'accordo? Andiamo al numero 5. La 6, scusate. Ok, questo si poteva risolvere con l'angolo aggiunto, che è quello che faremo. Ok. Vediamo, questo la confrontiamo con A sen x più B cosen x uguale a c. Abbiamo che a vale radice di 3, b vale meno 1 e c vale radice di 3. Di conseguenza, questa potremmo scriverla come r seno di x più beta uguale in questo caso radice di 3 che è c, a patto che r sia la radice quadrata di a alla seconda più b alla seconda, che nel caso nostro è radice di 3 alla seconda fa 3. B alla seconda fa 1, quindi radice di 4, cioè 2. E beta è l'angolo la cui tangente è B su A, quindi è la tangente inversa di B fratto A, cioè la tangente inversa di B che è meno 1 diviso A che è radice di 3. Questo meno 1 è importante, questo segno è importante, quindi questa è la tangente inversa di meno 1 su radice di 3 o radice di 3 terzi se preferite, quindi questo è meno pi greco sesti, che cade nel primo quadrante. Il segno combacia, sì, perché essendo A positivo e B negativo, l'angolo beta cade nel quarto quadrante, dove il coseno è positivo e il seno è negativo. Quindi la nostra equazione si può riassumere scrivendo due volte il seno di x meno pi greco sesti uguale a radice di 3.
Qui basta dividere per 2, diventa un'equazione elementare. Radice di 3 mezzi. Qui, volendo fare le cose proprio passetto passetto, questo posso chiamarla t. Come prima abbiamo usato la t per 2x, qui l'argomento del seno chiamiamolo pure t, quindi risolviamo per t. Ok, radice 2 mezzi fa sì che t1 vale pi greco terzi più 2 kπ greco, angolo notevole del primo quadrante che ha seno radice 3 mezzi, oppure c2 nel secondo quadrante pi greco meno pi greco terzi, quindi 2 terzi di pi greco più 2 kπ greco. Quindi tornando a x avremo che t1 che è x1 meno pi greco sesti vale pi greco terzi più 2 kπ greco. Quindi basta portare x pi greco sesti a destra e avremo che x1 vale pi greco sesti più pi greco terzi più 2 kπ greco. Da cui sommiamo i due termini, qui abbiamo 1, qui abbiamo 2 pi greco più 2 kπ greco, 3 sesti di pi greco fa pi greco mezzi, più 2 kπ greco. Lo stesso procedimento utilizziamo per la seconda soluzione, t2 vale x2 meno pi greco sesti, che abbiamo visto essere uguale a 2 terzi di pi greco più 2 kπ greco, anche qui portiamo il pi greco sesti a destra, x2 diventa uguale a pi greco sesti più 2 terzi pi greco più ancora 2 kπ greco, qui sommiamo e otteniamo 5 sesti di pi greco più 2 kπ greco, e queste sono le due soluzioni. Ok. Infine, diciamo che ce n'è ancora uno. Eccolo qua. Radice di 3 sen x uguale a 3. Questa è la terra più semplice di tutti, perché eccolo qua, radice di 3 sen x uguale a 3. Qui dividiamo per radice di 3, in modo da avere solo sen x a sinistra. Quindi viene 3 fratto radice di 3, che razionalizzando viene 3 volte radice di 3 fratto 3, quindi radice di 3. Quindi viene sen x uguale radice di 3, ma radice di 3 è più grande di 1. E quindi questa soluzione, non ci sono soluzioni, cioè l'equazione è impossibile. Nessun angolo avrà mai un seno che vale radice di 3. Perché? Perché radice di 3 è più grande di 1 e il seno è una funzione goniometrica comunque compresa tra meno 1 e 1. Non è mai più grande di 1, non è mai più piccola di meno 1. E questo chiudeva la verifica. Ci sono domande? Se non ci sono domande, allora chiudiamo qui.